dove respiro e tesso ombre e ricordi che si intrecciano con leggende di famiglia. Papà Marco, andato come pavimentista mosaicista a Marsiglia, avventurosamente lì rimasto molti anni, se chiudo gli occhi di lui mi torna un'immagine sfocata. Mamma Consiglia, barista a tempo pieno. Di lei soprattutto mi parla la casa e via Petrana. Fino a più di due lustri fa, una lunga teoria di gradinate in porfido, di cui tuttora si va a Monte di Procida. Ricordo che bambino correva perdifiato per quelle sconnesse scale sommerse da sterpi, da rovi, squisite le more, al cui posto adesso c'è tanto scorrevole asfalto preso d'assalto dai motorini. C'erano serpenti, ricordo. Correvo dalla paura, sudavo, il cuore un tumulto, salivo e scendevo per quelle interminabili pietre nere, con lecci, castagne, qualche cava di tufo. Il paesaggio mostra tuttora gialle e profonde ferite. Siamo qui con la professoressa Di Meo, una delle menti che ispira ogni anno i ragazzi di Bacoli, di Cappella, del Monte di Procida e del territorio. Professoressa, in una serata come questa, quanto queste serate e questi eventi sono importanti per la formazione collettiva? Buonasera a tutti gli amici. Queste due serate qui con l'organizzazione di Borgo in Festa ci rende veramente felici. Ci rende felici perché intanto la rivalutazione del territorio. La rivalutazione del territorio si collega alla formazione culturale dei nostri cittadini. La presenza così numerosa in queste due serate dei nostri giovani, la rivalutazione di tradizioni quali il ballo, quali la musica e perché no la ricchezza anche gastronomica e soprattutto la rivalutazione di un territorio che per troppo tempo è stato tenuto lontano dai riflettori, ci rende felici e soprattutto propone un'educazione nuova, una formazione di cittadinanza attiva sul territorio. Siamo qui a Cappella, in questo bellissimo ma purtroppo un po' dimenticato borgo, in compagnia del presidente dell'Associazione Culturale Michele Sovente e del nipote di Michele, Marco Sovente. Avete fatto questa iniziativa molto bella di promozione di questo borgo e di ricordo anche di Michele. Ci vuoi parlare un po' di questa iniziativa e di com'è stato? Allora, niente, in effetti la nostra associazione, di cui io ne sono presidente, Marco ne è consigliere, parte proprio con lo scopo di portare avanti il discorso di Michele Sovente, perché non deve essere messo nel dimenticatoio, nel modo più assoluto. Noi ci teniamo tantissimo anche perché ha dimostrato e ha dato lustro al suo territorio. Questa sera noi ci troviamo qui in compagnia di Geremia Longobardo, bravissimo attore che insomma si è schierato a 360 gradi in nome della cultura, ma anche diciamo per l'amicizia che lo legava a Michele Sovente. Penso che sia un evento unico e noi cercheremo di ripeterlo ogni anno proprio per portare avanti un discorso non solo diciamo sotto il piano di portare avanti la figura di Michele Sovente, ma anche di divulgare la cultura del nostro territorio, perché qui ci sono potenziali, persone capaci, persone brave. Chiudo semplicemente dicendo a tutti coloro che chiudono la cultura nel cassetto, apritelo questo cassetto, divulgate, perché questo fa parte della nostra storia. Chiuderla significa dimenticare tutto. Grazie. Ti ringraziamo. Vuoi ringraziare qualcuno in particolare in questo momento che sicuramente sarà anche abbastanza toccante per te? Oltre a Geremia, che come diceva Antonio, amico ma anche parente alla fine, ringrazio soprattutto mio zio per quello che ha fatto e che è rimasto poi le sue poesie e le sue opere stanno andando avanti, anche grazie a attori bravi come Geremia con Longobardo. Assolutamente, allora ringraziamo tutti il grande poeta Sovente. Incontriamo il grandissimo attore, credo uno dei più bei doni che questa terra ci ha fatto, Geremia Longobardo, e due grandi musicisti che lo accompagneranno in questo spettacolo che è eccezionale. Geremia, che dire, io sono un sacco emozionata perché sei stato fantastico l'ultima volta e lo sarai anche questa. Ci vuoi dire un po' qualcosa, le emozioni che sicuramente porterai sul palcoscenico stasera?
Sicuramente stasera è una serata molto emozionante, perché fare di Sovente Poesia, che è questo spettacolo che appunto abbiamo volutamente insomma prodotto con Marina Commedia, la nostra associazione, per insomma omaggiare chiaramente Michele Sovente, che per noi tutti, credo, qui a Bacoli è stato come squarciare un velo, non lo so, nel senso che io le prime poesie che ho letto, grazie appunto un po' all'amicizia, alla parentela che mi regala con Michele, io ho letto prima Michele Sovente che Dante, che Boccaccio, che non so come dire, per me l'incontro con la poesia l'ho avuto con Michele Sovente, quindi e questo devo ringraziare insomma gli dèi. Lo spettacolo si chiama Di Sovente Poesia, è un percorso che parte dalla primissima poesia fino alle ultime struggenti che Marco Sovente ha raccolto così tanta dedizione e zelo. Una parte importante di questo spettacolo è la musica, veramente, perché i maestri Antonio e Dino si sono, secondo me, superati. Io metto il corpo, la voce, le emozioni, ma loro veramente hanno reinterpretato le poesie di Michele con dei suoni meravigliosi, delle note veramente struggenti. Quello che ci tengo a dirti è che per la prima volta le poesie di Michele non sono lette, perché fino ad adesso si leggevano, ovviamente, giustamente, le commemorazioni, eccetera. Quello che abbiamo provato a fare è staccare la parola dal libro e cercare di appunto far arrivare questa parola che acquista un'altra dimensione alla gente, al cuore della gente, speriamo. E ci siete riusciti brillantemente, voglio dire. Conosciamo i nostri musicisti, allora. Antonio Della Ragione. Placido Frisone. Ci volete dire un po' l'ispirazione, dove l'avete tratta per comporre queste musiche? Vabbè, diciamo è un compito credo abbastanza arduo, perché la parola dice già tutto. Vabbè, certo. Quindi fare delle musiche, comporre delle musiche con Placido, insomma, è stato difficile, perché abbiamo cercato più che altro di reinterpretare, ricreare un mondo, cercare di dire quello che nelle parole non c'è. Diciamo, ricreare quindi l'ambiente nel quale lui è nato e vissuto attraverso, diciamo, un'evocazione sonora. Questo è stato, diciamo, credo, la linea guida, anche poi ripercorrere gli anni anche giovanili di Sovente, con delle, diciamo, anche negli anni 70 c'è la poesia di Contestazione, quindi abbiamo anche cercato, insomma, di riprendere le melodie di quel tempo, di quella cosa. Però, diciamo, poi abbiamo cercato di più che altro di ricreare un'atmosfera, di fare un, diciamo, di fare un tappeto. Sul quale si possono adagiare queste parole. Sì. Ed è stato veramente, io credo che avete avuto successo in questo. Io volevo dire insomma, se posso fare un finale. Sì. Io volevo ringraziare questa associazione, l'associazione Michele Sovente, che insomma promuovono queste serate come tante altre associazioni sul posto. Volevo dire alle amministrazioni locali, io veramente, insomma, grazie a causa del mio lavoro, purtroppo per fortuna, veramente da Bolzano al Gela ho recitato veramente dappertutto, e vi posso dire che è vero, cari enti locali, la cultura costa, ma l'incultura costa ancora di più. Promuovete veramente queste associazioni locali, perché è così che si creano sinergie, energie, ricordi. Questo volevo dire. Grazie a tutti. Scolla e stabili avventure, lui programma lo sfacelo e l'apocalisse, lui mette a ferro e a fuoco la natura, brucia tutto, lui semina l'inganno, lui legalizza il ghetto, lui dorme e vigila, lui è un vorace insetto, mangia tutto, lui ha il carniere colmo di sfarzose prede, lui siede su un trono di sangue, il potere. Soprattutto lo spazio ci manca, la parola netta che spacchi silenzi verticali, soprattutto l'aria ci manca, il silenzio che frantumi parole orizzontali, soprattutto il sonno ci manca, la rabbia che faccia esplodere pensieri sedentari,
soprattutto il pianto ci manca, il coltello e sventri fantasmi intestinali, soprattutto il tempo, la memoria che moltiplichi sfondi irreali.